Nissan introduce sul mercato la seconda generazione dell'auto che, di fatto, ha dato vita al segmento dei crossover compatti. Naturalmente parliamo di Juke. Lo stile è più razionale e maturo, ma sempre con quel pizzico di originalità che le ha permesso di fare breccia nel cuore degli automobilisti di tutto il mondo. Il frontale cambia radicalmente. Ora prende spunto da quello della sorella maggiore Qashqai e si caratterizza per la mascherina a V e i sottili gruppi ottici a LED che seguono il profilo del cofano. Ritroviamo, invece, come sul primo modello, i grandi fari tondi posti a metà altezza, lasciati dalla casa in segno di tradizione e continuità. La nuova Juke cresce nelle dimensioni, ora è lunga 421 cm. Il passo, grazie alla piattaforma CMF-B, la stessa di Micra e Renault Clio, raggiunge i 263 cm. 10 in più rispetto a prima, che vanno ad incrementare lo spazio soprattutto nella parte posteriore del veicolo. In origine, Juke aveva una capienza di poco superiore ai 250 litri. Oggi la capacità di carico è di 422 litri. Al centro della plancia è stato montato uno schermo touchscreen da 8 pollici, dal quale si regola il sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Vasta e variegata la presenza dei sistemi di aiuto alla guida, o ADAS che dir si voglia, che trovano la loro massima espressione nel ProPilot. La tecnologia di Nissan, che pur mantenendo sempre le mani sul volante, permette di fare partire, avanzare e fermare il veicolo in maniera totalmente autonoma, restando al centro della corsia che si sta percorrendo. E a proposito di innovazioni, il marchio giapponese non ha intenzione di porsi limiti. Stiamo sperimentando infatti proprio in questi mesi un dispositivo che è chiamato Brain to Vehicle, cioè la possibilità della vettura di leggere le onde cerebrali per poter capire lo stato di, per esempio, sensazione di caldo, sensazione di freddo, no? Che una persona ha all'interno dell'abitacolo e automaticamente intervenire per esempio sull'impianto di climatizzazione. Oppure nel momento in cui c'è una percezione di pericolo intervenire sui sistemi di ausilio alla guida per far sì che i tempi di reazione siano addirittura ridotti. Sotto al cofano per ora è prevista una sola motorizzazione, un propulsore benzina 1000 di cilindrata da 117 cavalli e una coppia massima di 200 Nm, con consumi che si aggirano intorno ai 20 km per litro di carburante. Per averla nella versione d'ingresso servono 19.620 euro.